Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video super concentrato. Crostata senza burro, una ricetta dedicata soprattutto a chi non può mangiare dolci con burro o latte. Perfetta per le feste natalizie. Se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo. Ed ora iniziamo! Per questa ricetta avremo bisogno di uova intere, zucchero semolato, farina di grano tenero, olio di semi di girasole o di mais, lievito vanigliato in polvere e la scorza grattugiata di un limone. La quantità precisa degli ingredienti la trovate in fondo al video. Se non abbiamo voglia di impastare a mano, versiamo la farina in una planetaria. Aggiungiamo il lievito in polvere e la scorza del limone, solo la parte gialla. Nel frattempo, a parte, rompiamo le uova nello zucchero e frustiamo bene per far sciogliere tutto lo zucchero. A questo punto aggiungiamo anche lo zucchero con le uova nella planetaria e iniziamo a far girare a velocità bassa. Dopo poco possiamo aggiungere l'olio a filo e continuiamo ad amalgamare finché non risulterà tutto bello compatto, proprio così. Completiamo la lavorazione per qualche minuto a mano. E lasciamo riposare coperto con pellicola per un'oretta in frigorifero. Personalmente trovo molto comodo utilizzare questo tipo di stampo. Una volta stesa la nostra confettura preferita e decorato a piacimento, mettiamo in forno ventilato a 180 gradi centigradi per circa un'ora. Ed ecco che siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like. Se avete voglia di provarla, fatemi sapere nei commenti com'è andata. Vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao!